Ciao a tutti. Grazie. Io sono Antonio, sono il presentatore di Smemo Camp e voglio iniziare questa prima puntata raccontandovi che cos'è Smemo Camp. Smemo Camp è il primo talent show per creator in Europa, completamente online. Smemoranda ha dato la fantastica e unica opportunità a 10 TikToker emergenti di studiare in una villa con dei coach qualificati in diverse materie con l'obiettivo di creare il perfect creator. Ma adesso voglio presentarvi coloro che stanno seguendo in questo percorso artistico e creativo i nostri talent. Sto parlando naturalmente dei coach. Nicole Marin, coach di danza. Simone Sitta, coach di canto. Martin Loberto, coaching di acting. Gianluca Casu, coach di fashion. Una sfida non sarebbe tale senza una giuria e noi abbiamo una grandissima giuria. La nostra è composta da due giudici Young, che sono due tra i TikToker più seguiti di quest'ultimo anno, vantando più di 2 milioni di followers, Brisida e Davide Cutro. Ma non è finita qui. A completare la giuria abbiamo lei, la nostra giudice senior della settimana, perché ogni settimana il giudice senior cambierà. Sto parlando della founder, la CEO di Mulan Group, la guerriera under 30 del food asiatico in Italia, una grandissima imprenditrice. Sto parlando di Giada Zhang. E adesso voglio un grandissimo applauso per i veri protagonisti di questo programma. Sto parlando ovviamente dei nostri talent. Simone De Bianchi! Mila Ferretti! Francesco Cartamone! Serena Ruggero! Alessio Dezzi. Sul palco Rachele Petrucci. Giulio Maggio. Alice Santolini. Jarno Trulli. Siamo arrivati finalmente al momento più importante di questa puntata, di questo programma, al cuore di questa puntata, ovvero il momento della sfida. Alessia, che salirà sul palco, vi spiegherà le regole e vi condurrà durante quest'ultimo spezzone della puntata. Sul palco, Alessia! Buonasera, buonasera! Eccoci qua ragazzi, ragazzi, siete pronti? Si parte, eh? Allora, vi illustro velocemente come proseguirà questa puntata. Allora, innanzitutto la prima parte della sfida sarà a squadre. Allora, prima
prima di tutto vorrei individuare i team leader di queste due squadre. Come li abbiamo individuati questi team leader? Li abbiamo individuati grazie all'indice di gradimento rispetto a una classifica che abbiamo aperto ieri sera. Avete visto le stories di ieri sera? Ok, quindi da lì sono emersi due nomi. Questi due nomi saranno i due team leader delle due squadre. E io adesso mi accingo, non so con quale mano, adesso ecco qui, mi accingo a comunicarvi i nomi dei due team leader. Marimma, ragazzi. Che sono? Bravi, vai. Simone De Bianchi, Francesco Cardamone. Siete sfidanti, ragazzi, però, eh. Adesso le squadre, in realtà noi abbiamo chiesto anticipatamente di formarle. A chi l'abbiamo chiesto, secondo voi, di formare queste squadre? Ai Game Masters. No, per niente. I coach, secondo, diciamo, questa settimana l'andamento delle vostre lezioni, hanno cercato di fare due squadre, a loro parere, eque. Sì. Nel team Simone abbiamo Iago, team Cardamone, Giulio, team Simone Alessio, team Cardamone Rachele. Andiamo avanti. Voi sapete che siete 9 e non 10, quindi siete una squadra da 4, una squadra da 5. Team Simone conclude la sua squadra con Mia. Detto ciao, Alice e Serena con la squadra di Cardamone. Vai Alice, anche tu. Abbiamo definito le squadre. Eccoci dunque divisi in due squadre. Come state, ragazzi? Come vi sentite? Domani a casina. Partiamo male. Coach, che mi dite su queste squadre? Voi avete selezionato queste squadre eque, quindi immagino che vedete del potenziale, no? Sì, abbiamo... Allora, parlo un po' per tu. Ma, no. Io sono sempre un po' contrario, però parla tu. No, perché? In che senso? Beh, diciamo che... No, dovete sapere che c'è una disputa che va avanti qua dai giudici. Poi vabbè, perché? Poi ci addentreremo in questo. Io sono semplicemente gioioso e lui la parte nera del programma. No, abbiamo capito. Allora, lui prende un metodo che io non condivido. Poi va ognuno bene, fa i metodi che va vuole. Bene, detto ciò. Già scopriamo i primi... Parlo io, diciamo, a nome di tutti i giudici. I primi qui pro quo. Poi mi cioè sto zitto, dopo basta, perché se no vabbè. Abbiamo ragionato in questo senso, abbiamo voluto spalmare un pochino i ragazzi anche sulla base di ciò che abbiamo visto durante la settimana, e quindi un po' di acting, un po' di danza e un po' di canto da ambedue le parti, quindi penso che sia equo, no? Mi sembra giusto, sembra molto equo anche a me. Attenzione, perché vi spiego da adesso in poi, spiego a voi e a chi ci guarda come funzionerà tutto questo. Allora, partiremo prima di tutto con una Star Challenge, una sorta di tirare i dadi, quindi capire, tocca a me, tocca a te. La produzione ha già messo nelle mie mani il primo TikTok su cui vi andrete a sfidare. Ora, i due team leader, volendo anche consultandosi con le proprie squadre, una volta capito quale sarà il TikTok, potrà scegliere chi schierare. Vi svelo subito che chi vincerà la Star Challenge potrà scegliere il primo TikTok su cui sfidarsi nel prossimo round. Quindi è un gran bel vantaggio, ragazzi. Star Challenge, il primo TikTok in cui si sfideranno i ragazzi, le due squadre, sarà, attenzione, se riesco a tirar fuori dalla busta, e... Canto Mashup Disney. Ragazzi, avete 10 secondi per decidere. Nel frattempo lascio la parola al coach Sitta, Simone Sitta.
Allora, dici un po', difficoltà, allora, mashup, dici un po' tutto. Mashup Disney è un mashup abbastanza difficile. Mi sono reso conto che purtroppo loro non conoscono la maggior parte dei cartoni animati cult della Disney, come La Sirenetta. Mia mi ha detto non conosceva La Sirenetta, non conosceva questa Mary Poppins. Questa generazione Z con i classici Disney è tremenda, no, classici lo Disney, sto capendo. Sirenetta e Mary Poppins lo conosce pure sì, mia cugina. Ma tu sei degli anni 80, loro ma io sono che 2000. Devo fare? Li devo dividere? E Nicola, Gianluca, mi sa che cambiamo disposizione delle sedie. Li devo dividere come a scuola. Ma allora da ieri che vanno avanti a litigare, infatti a un certo momento ho detto tengo i punti e Mario fa, stai tranquilla che arriva anche per te. Sono canzoni semplici, abbastanza a tempo, poi lo sentirete, insomma c'è Supercalifragilisti, cose molto a tempo. Non tutti riescono ad andare a tempo, spero che oggi ci riescano. Bravo. Cardamone dice che è il migliore. Guarda, ti canto un San Martino che dico fermate San Martino. Cardamone, io non vedo un viso così convinto nel coach Sitta. No, è che sta vedendo un po' più della capito? Cardamone dovrebbe puntare un sull'interpretazione, forse la porta a casa. Con l'interpretazione Cardamone forse, se la porta forse a casa. Io ci metto il cuore. La mattina, secondo te, io mi metto a studiare la canzone e mi Ah no, Cardamone, la mattina no, ma l'ora di pranzo, cioè Cardamone, dall'1 alle 4. Ma questo è un prof, ma tu lo non puoi studi così però dall'1 alle 4 prendi e studi non è manda che da mattina che è meglio, capito vabbè. Cardamone dice Cardamone 4 in condotta, ecco qua Cardamone questo 4 su bello ecco qui. Allora voglio sapere dal team Simone chi schiera per la sfida di canto Mashup Disney. Allora io schiero e dici anche magari non è certo ok. Io schiero e l'unica fanciulla della mia squadra perché in questa settimana ho notato del potenziale nella sua voce, una voce comunque sia molto delicata e che potrebbe funzionare. Ok, e quindi deduco che la fanciulla sia mia. Alessio! Alessio, giusto, la fanciulla sia mia. Ok, ti senti pronta Mia, sei carica? Dai, 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 la grinta. Cardamone, vai, chi Rachele. Mi schieri? Rachele, come mai? Motivazione? Allora, uno è bella. Uno è bella, che c'entra? Magari due, bella, ma bella ma non bella. È l'unica che sa cantare qui dentro. È l'unica che sa cantare qua dentro. Ok. Mi vedete improvvisamente illuminata d'immenso, perché qui accanto a me c'è una ring light, diciamo il primo strumento per questi ragazzi per realizzare i loro TikTok, perché è questo che noi andremo a fare, ci sfideremo a colpi di TikTok. Ragazzi, mi raccomando, ai vostri posti, la prova è di Mia, la creatività è la sua, l'ingegno è il suo, ci sarà il vostro momento. Base per Mia. Cancamini, cancamini, spazza cammini, è allegro e felice, pensieri non ha. Cancamini, cancamini, spazza cammini, la sorte è con te se la mano ti dà. Cancamini, cancam, lo spazza cam. La 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 la, il ragazzo è troppo timido, coraggio, balsala. La 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 non lo fa, ma che peccato se insiste lui la perderà. Baciala. Ok, grazie mia. Abbiamo sfondato questo muro dell'emozione. Dai, la prima è andata. Adesso andiamo avanti con Rachele della squadra Cardamone. Attenzione, quell'ombrello è un po' automatico, eh. Spazza cammin, è allegro e felice, pensieri non ha. Cancamini, cancamini, spazza cammin, la sorte è con te se la mano ti dà. Cancamini, canca, lo spazza cam. La 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 la, il ragazzo è troppo timido, coraggio, baciala. Sa la 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 la, non lo fa, ma che peccato se insiste la perderà. Baciala. Supercalifragilisti che spiralitoso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrà un successo strepitoso. Supercalifragilisti che spiralitoso. E questa era Rachele. Giudici, spero abbiate preso nota della situazione, coach anche voi. Vorrei cominciare con, per eleganza, la nostra giudice senior, Giada Zhang. Direi che si vedeva che eravate in ansia. Però oggi la cosa importante è farlo,
e avere la fiducia in se stessi. Si vedeva che, diciamo, il team di Rachele era un pochino più fiducioso, ha usato diversi strumenti, ha usato l'originalità e ha sfruttato al massimo gli strumenti che avevano. Invece Mia è riuscita invece a superare le sue paure. Si vedeva che era molto preoccupata e in questo caso, nonostante l'originalità è un tema fondamentale per riuscire a fare un buon TikTok, quello che è ancora più importante è superare le proprie paure. Quindi un voto al team di Mia. Attenzione, Giada Zang dà il suo voto al team Simone De Bianchi, quindi alla nostra Mia. Vediamo come proseguiamo. E sempre per galanteria, alla nostra Brisida. Allora, io ho visto entrambe le esibizioni. E ho visto in quella di Mia un po' di agitazione, diciamo. Okay. A parer mio, quello che conta è superare le proprie paure, quindi giustamente questa era la prima volta e ci sta. Però Rachele è stata molto, secondo me, molto più aperta, con la testa alta, ed è riuscita a superarla molto meglio, secondo me. E quindi io voto Rachele. Rachele! Attenzione ragazzi, siamo uno pari, punto Mia, punto Rachele. Davide, sei decisivo. Patata bollente. Attenzione. Allora, hanno detto tutto loro due, però okay, voglio aggiungere una cosa. Okay. Mia, sei una bellissima ragazza e sei bravissima. Via la timidezza e fuori il coraggio, perché non ti manca nulla. Te, Rachele, bravissima, sia per l'attitude che hai fatto col TikTok, le idee che hai avuto, non so se te le sei preparate prima o lì al momento. No, ad onor del vero non sapevano che oggetti gli avremmo dato, quindi si sono ritrovati degli oggetti oggi per la prima volta, magari li hanno visti prima, ma non gli era stato comunicato nulla. Tanta roba. E il mio voto va a Rachele. Rachele, attenzione ragazzi, questo vuol dire che la Star Challenge è stata vinta dalla squadra di Cardamone. Attenzione! Come avevo anticipato prima, avete un vantaggio. Qual è? Quello di scegliere il prossimo TikTok su cui sfidarvi. Però, prima di fare questa scelta, vi voglio anticipare il prossimo round, quello che sarà il primo round. Il primo round in cui vi scontrerete, vi sfiderete in 3 TikTok. Ok ragazzi, 3 TikTok. Il primo, per l'appunto, sarà scelto dalla vostra squadra, ok? Gli altri 2 saranno scelti dalla produzione. Avete bisogno di consultarvi? Sì. Vai, un minuto ragazzi, un minuto per consultarvi. Che ci dite laggiù? Non voglio chiedere, il maestro di canto lo vedo un po' turbato. Io avrei paura di dire qualsiasi cosa sul canto, perché lo sai cosa vuol dire stare vicino... Allora, abbiamo capito che Sit è del team dei cattivi. No, assolutamente. Sit è il capo del team dei cattivi. Non è che sono del team dei cattivi, no. Io penso che tutti, mettendoci un po' di impegno, possano arrivare ad un certo livello. Rachele non è una cantante. Rachele, quando io sono entrato a lezione la prima volta, non è che era, insomma, Madonna o comunque Kylie Minogue. No, era comunque una ragazza che... abbastanza intonata. Ti devo dire la verità, mi ha abbastanza stupito questa esibizione. Mia è una persona che purtroppo potenzialmente ha una buona voce, una buona vocalità, ma non si applica. Il motivo per cui io ho mandato Mia era proprio quello. Cioè non importava se lei perdeva, cioè o se vinceva. L'importante è che lei, se ci sarà un proseguimento del suo percorso all'interno della casa, si levi questa paura. È una prova, anche se sbaglio, va male, non succede niente. Adesso cambia espressione e torna come prima. Grazie Nicole. E dunque, questa prima squadra vincitrice della Star Challenge ha deciso il TikTok da proporre per la prossima, per il prossimo round, il primo TikTok? Sì, moda. Ci siamo, allora aspetta, te lo faccio dire a te. TikTok di moda. TikTok di moda, ma adesso dobbiamo precisare quale TikTok abbiamo individuato, perché noi ne abbiamo 2 a disposizione. Anamena. Vi chiedo però di dirmi chi decidete di schierare per questa sfida. Vai Francesco. Scelgo Giulio. Giulio Maggio, sfidante.
Simone della Alessio. Tua squadra Alessio Dezzi. Giulio contro Alessio. Ragazzi, quindi, attenzione, avrete 5 minuti per eseguire questa prova. 3, 2, 1, vai! Io voglio fare il lip sync, quindi non parlerò. Un bacio all'improvviso. Dal mare, perdo il conto del tempo che se stiamo insieme scompare. Non so dirti quello che sento. Guardiamo il cielo mentre si accendono le stelle. Vorrei fosse per sempre. Ancora io e te, yeah. Il vento dell'estate ti riporta qui da me. Voglio dirti che. E olè, ragazzi, attenzione. Attenzione. Bene, Giulio, è la volta di Alessio. Vai, Ale, posiziona il tuo cellulare. Alessio è uno competitivo, però, quindi secondo me saprà reggere. Dai, il gioco. Ragazzi, oggi nuovo outfit e make-up di Anna Mena, versione maschile. Tonico per pulire la pelle. Correttore per purificare la pelle e levare tutte le impurità. Si passa ai capelli con la schiuma, mischiamo e mettiamo il ciuffo davanti. E adesso si passa all'outfit. E outfit Anna Mena completato. Molto bene, anche Alessio Dezzi ha completato la sua prova. Nota dolente, perché arriviamo alle votazioni, al momento della verità. Siete pronti, ragazzi? Voi giudici siete pronti? Avete le idee chiare o ci dovete pensare? Ci siete, prontissimi. Vi ho visto belli attenti, belli presi. E questa volta parto dal maschietto del gruppo. Attenzione. Davide, dici cosa ne pensi e dacci il tuo voto. Io di make up non so praticamente nulla, zero. Però mi è piaciuta l'attitudine che ha avuto Alessio. Alessio. Scusami, ma ho avuto un lapsus. E quindi il mio voto lo do a loro, alla loro squadra. Il tuo voto va ad Alessio. Attenzione, squadra di De Bianchi 1-0. Passiamo la parola a Giada. Vediamo un po'. Quello che vince alla fine è sempre colui che sa essere veramente creativo. Penso che qui si sia superato veramente Giulio, perciò assolutamente team Francesco. Giulio, quindi team Francesco, siamo uno pari, ragazzi, sempre la decisiva. Brisida, stavolta tocca a te. Allora, dura, Lo so, perché sono stati bravi tutti e due, è vero? Sì, sì, sono stati tutti e due bravi, però io do il mio voto a... Alessio, sì. Attenzione. Proprio con la battuta al correttore per purificare. Vabbè, sì. È stato il famoso top. Correttore per purificare la pelle. Ma chi non lo conosce? Il correttore per purificare, esatto, la pelle. Certo. Il primo TikTok del primo round lo vince la squadra di De Bianchi. Attenzione, ragazzi, perché adesso passiamo ai prossimi due TikTok per completare il primo round. E seguiamo con il secondo TikTok. Ok, siamo a metà del primo round. Adesso vi dirò su cosa vi dovrete sfidare. Il secondo TikTok su cui vi dovrete sfidare è danza, ragazzi, danza precisamente, e quello che voi conoscete come il primo mashup, ovvero quello ispirato ai trend, diciamo, che vanno adesso un po' di più su TikTok. Quindi, ragazzi, due secondi per pensare chi schierare. Allora, come vedete, ho tolto la ring light perché la gara, scusatemi, il TikTok, la sfida di danza è l'unica che sarà fatta senza ring light, perché la coreografia ha molto movimento, quindi hanno bisogno di spostarsi, non avrebbe senso avere lo schermo perché uscirebbero dall'inquadratura in continuazione. Detto ciò, prima siamo partiti di qua, quindi ritorniamo di qua. Attenzione, il nostro Iarno, vai, centropalco. Senti che tifo dagli spalti, la nostra produzione. Baby, let me see it. Jalebi, baby. I
just wanna eat it. Jalebi, baby. Baby, let me see it. Jalebi, baby. No, I really need it. Jalebi, oh. You can reciprocate. I got delicious taste. You need a woman's touch in your place. Just protect her and keep her safe. Bene Iarno, vai, bella energia. E adesso è il turno di Alice. Vai Ali, vai Ali. Baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi, baby. Baby, let me see it. Jalebi, baby. No, I really need it. Jalebi, oh. You can reciprocate. Got delicious taste. You need a woman's touch in your place. Just protect her and keep her safe. Girl, let me see how you a bad body. Sipping when you sit on pon the jammy in a dot. Tell me, tell me, girl, let me see how you a bad body. Smoking on you, block it, jammy in a dot. You so mad, girl. Woo! 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 Bellissimi, bellissimi, devo dire. Bella energia. Maestra, sei soddisfatta? Diccelo. Tantissimo, immaginavo. Ah, vabbè, però non dico niente. Non ci spoilerare troppe delle tue emozioni e dei tuoi pensieri, sennò poi sei un libro aperto. Giudici, comandiamo? Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo e come? Attenzione, io Davide lo vedo bello, quindi lo lascio in fondo e faccio partire Brisida. No, non voleva. Allora, vediamo Brisida che ci dice. Allora, lui è davvero bravissimo e lei pure, è stata veramente brava, infatti è veramente dura questa volta scegliere perché entrambi sono impegnati davvero tanto. Però io voto Iarno perché la pulizia dei momenti, cioè mi piace di più, non posso farci niente. Ok, Brisida ha dato il suo voto a Iarno, ragazzi. Vediamo. Dai, Giada, vai, lasciamo il maschietto per ultimo. In questo caso è veramente complesso perché nessuno di noi ci aspettavamo una performance così da parte di Alice. Ah. Ognuno di noi ha il nostro modo per esprimerci e Alice tu hai trovato il tuo, sicuramente la danza. Speriamo che col tempo riuscirai anche a completarti anche con le altre competenze. Detto ciò, l'attitude che aveva Iarno era proprio unica, veramente confident, veramente nel ruolo. Quindi sicuramente il mio voto questa volta va a Iarno. Attenzione. Questo primo round per due, fino adesso ancora zero, è stato vinto dalla squadra di Simone De Bianchi. Alle Seychelles! Lui c'ha già l'aereo prenotato alle Seychelles, da ieri che grida alle Seychelles. Per, diciamo che ad accedere al secondo round sarà una sola squadra. La squadra in questo caso che ha perso, quindi la squadra di Francesco Cardamone. E questo che vuol dire? Che la squadra di De Bianchi è salva, completamente. Voi quattro ragazzi siete tutti salvi. Adesso diventa un tutti contro tutti, ok? Attenzione, il secondo round è un round un po' particolare. Usciamo un po' dal TikTok, ok? Perché questa è la prova che noi chiamiamo Reaction Challenge, che vuol dire che ognuno di questi cinque ragazzi verrà posto in una situazione, ok? Noi gli daremo un tema e gli daremo una spalla e su questo loro dovranno improvvisare come si fa in teatro, improvvisare cercando di trattenere per due minuti in base al tema che noi daremo loro. Partiamo con la prima situazione che andiamo a creare per il nostro Giulio Maggio. Vieni Giulio. Allora, siamo al circo. Attenzione, senti bene, siamo al circo. Sei un giocoliere, quindi guarda, qua c'è tutto ciò che ti serve. E stai per esibirti con il tuo numero.
ma ahimè durante l'esibizione sarei colto da un attacco di cagarella, esattamente quella, detto anche diarrea, okay, se vogliamo dirlo più elegantemente. Cerchi di comunicare il tuo disagio al presentatore Simone, prego, prego, al presentatore Simone, senza farlo capire però al pubblico che ci sta guardando. Ragazzi, potete parlare, potete muovervi, potete fare quello che volete, il vostro compito è intrattenere ed essere creativi. Signore e signori, benvenuti al circo più grande d'Europa. Abbiamo qui uno dei giocolieri più importanti di tutto il mondo, una star internazionale che si è presentato qui oggi da solo, perché solitamente viene con la partner, il qui presente Giulio Maggio. Grazie, 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 grazie. Io posso iniziare il mio numero, quindi? Inizio? Ok, allora, iniziamo con un numero molto semplice, questo qua. Allora, vediamo, intrattenerci con un fantastico gioco mai visto al mondo, che è il gioco delle palline 2, non 3, perché con 2 è più facile, anzi è più difficile. Allora, vai Giulio, prendi un'altra pallina, prendi un'altra pallina. La pallina non ce l'ho. Passiamo una pallina, Giulio, no, ma cosa c'è? Nulla, nulla. Fa parte del numero? Un'altra pallina, un'altra pallina per Giulio Maggio! No, sì, sì, la pallina dov'è? Non c'è la pallina. Vai, facciamo il gioco dei campi. Che cosa c'è? Un nuovo numero? No, no. È un nuovo numero? Sì, il clown numero... no, cammina, sì, fa un po'. Fa un po'? Fa un po'. Fa un po'? Cammina male, no? Perché allora prendiamo lunghe. 3 palline per Giulio Maggio. Sì, lanciamo sì, 3 palline per Giulio Maggio. La pallina la fuori, ora sono tutti nuovi. Sono tutti? Sono tutti nuovi. Sono tutti. Sai, il clown si muove. Sono tutti nuovi. È gioioso, no? Grazie Giulio Maggio, vai, vai, lancio delle palline, lanciacene un'altra. Giulio, ma ti vedo un po', ti vedo un po' in difficoltà, Giulio, non era così, no, il numero che avevamo visto. Io sto benissimo qua. Siete qualcosa, no? Tutto bene. Guarda lì, sono buggatissimo. Ragazzi, un applauso a Giulio Maggio. E stop! Grazie Giulio, grazie maestro, grazie, grazie. Sua Rachele. Rachele, vieni a centropalco. Rachele, stai litigando in chiamata vocale con tua nonna Martina. Che, in che senso? Martina? Io sono la nonna. Certo. Che dice che sei troppo magra e non mangi. Quindi tu, insomma, devi convincerla del fatto, no, sai, tutte le nonne, no, che ci vogliono far mangiare e tu, lei ci avrà da dire su te che non mangi. Insomma, facci vedere come esci da questa litigata in videochiamata con nonna Martina. I 2 minuti per Rachele partono adesso. Pronto? Ciao nonna! Aspetta, come si appiccia sto coso? Non hai già capito? Come si fa? Devi cliccare non adesso! Non ti sento! Nonna, mi senti? Mi sento in articola bene! Nonna! Dimmi! Mi senti? Mamma mia! Che c'è? Che c'è, Rachela? Che c'è? Rachela! Che c'è, nonna? Tutto bene? Non stai tutto bene, nonna? Rachela! Ma che stai facendo? Non stai mangiando? No, mangio, tanto. Come mangi tanto? Ma ti vedo tutta scavata a bocca. Scavata? No, no. Il contouring, ho fatto. Che hai mangiato oggi a colazione? La torta. La? La torta. Quale torta? Di mele. La torta di mele? Sì. E chi te l'ha fatta sta torta di mele? La mia coinquilina. Chi è? Giulia. Chi è Giulia? È la mia coinquilina. Va bene, ma io ti vedo troppo magra. No, nonna, guarda, c'è tanta ciccia qua, c'è, no, non ti preoccupare. No, ma fammi vedere la ciccia, fammi vedere. C'è. No, scopriti, no, nonna, no, fammi vedere. Alla nonna posso, puoi far vedere. Nonna, non fammi posso. Alla nonna, nonna puoi non posso vedere spogliarmi tutto qui, non posso. Fammi vedere. No. Devo vedere. Rachela, fammi vedere. Mamma mia, se rimani incinta ad avere un latte, capito? Stop! Grazie Rachele, grazie Martin, nonna Martina. Grazie, grazie. Ribattezzata nonna Martina. Serena, hai perso la memoria e non sai più chi sei. Puoi contare solo sul maestro Sitta. 3, 2, 1, via il tempo! Serenella,
Oh, Simone! Ah, mi riconosci, brava! Senti, ma Michele come sta? Michele, il ragazzo tuo, Michele. Michele, come chi, sta? Chi è Michele? Scusa, mi ripeti? No, aspetta, Serenella. Come ti chiami? Io, Serenella. Ah, brava, Serena, Serenella ah, diminutivo Serena, che okay, ti ha okay, dato grazie. Nonna Lucia. Ah, Nonna Lucia. Nonna Lucia, okay. Te la ricordi, Nonna Lucia? Nonna Lucia. Ok, nonna io chi Lucia. Sono? Simone, tu sei Simone. Simone, chi sono però? Simone? Il tuo? Caro amico, caro, no, tanto no, caro. Innanzitutto manteniamo le distanze. No, Simone, no. Il tuo? Il mio? Dai, un... Ma? Mamma? Ma? No, come no, mamma, ok, Serena. No, perché... Sono... Simone, il tuo, mai? Mai? Ma... Maestà! Maestà? Ma... Maestro, vieni proprio al centro, maestro. Maestro. Ma tu, come mai? Che cosa è successo, Serena? Che cosa è successo? Non lo so, dimmi tu cosa vieni? È successo. Da dove vieni? Stavo lì un attimo. Dove stavi qua. Andando? Prima dove stavo qua, adesso sono andata qua. Ma dove sei qua. Stata? Dove sei stata, Serena? Quanti anni hai? Tu quanti anni hai invece? No, questa cosa non si chiede, no, questa no. Facciamo, provo a fare un po' il calcolo matematico. Bravissimi! Brava Serena! E sull'età il maestro proprio ha detto no, quello è troppo. Attenzione Alice, hai scoperto che il tuo fidanzato ti tradisce con la tua migliore amica. È una situazione bruttissima e lo stai raccontando al tuo psicologo, il dottor Martin Loberto. Prego, venga, signor dottore. Oh, io sono lo psicologo adesso. Sei lo psicologo, ma non sei la nonna. O la nonna psicologa. Vabbè, però mia nonna è mia nonna Martina. 3, 2, 1, 2 minuti per Alice. Ciao Alice. Ciao, buonasera. Buonasera. Senti, che? Oggi è un problema proprio più grande degli altri problemi. È un problema più grande degli altri problemi oggi? Cioè, che cosa è successo? Ho scoperto una cosa. Dimmi, raccontami, a me puoi dire tutto, lo sai. Il mio ragazzo mi tradisce. Però non è tanto questo, mi tradisce con la mia migliore amica. Te, non te lo aspettavi? No. Guarda, la mia nella amica. Vita ti devi aspettare tutto, Alice, ok? Anche che la tua migliore amica, quella che tu puoi pensare che è la tua migliore amica, insomma, ti può tradire col tuo compagno. Però lo accettiamo. Sì, andiamo, lo accettiamo, avanti. Però, cioè... Tu cosa pensi di fare adesso? Vuoi parlarne? Con lui? Con lui? Cioè, qual è stata la prima cosa che tu avresti voluto fare? Menarlo. Nel momento in cui hai scoperto questa cosa? Chi te... Eh? Menarlo. Che cosa? Menarlo? Eh no, sì. Atteggiamenti aggressivi. No. Sai che cos'è il TSO? No. Trattamento sanitario obbligatorio. Ti devo chiudere... Cioè, ti devo far ricoverare se sei aggressiva. No. Eh no, perché se meni la gente è un problema, lì c'è. Alice, meni la gente? No. Io non ti devo, io guarda, sono il tuo psicologo e non ti devo giudicare, per carità, tu puoi fare quello che ti pare. Ma se meni la gente, Alice, è un problema. Alice, di la verità al tuo psicologo. A me puoi dire tutto e rimane il segreto professionale, Alice, meni la gente? No. E stop! Grazie, Alice. Grazie, Martin. Ultimo. Francesco Cardamone. Merci beaucoup à tout le monde. Hai perso la sfida di cucina e te la prendi con le pentole. Ah, da solo parlo. Esattamente. Appunto dico, ti è capitata a Ciccio proprio. Ma entra lo chef Simone e tu ti devi giustificare delle tue azioni. Cioè, lui ti vede parlare con le pentole e quindi devi giustificare in qualche modo questo strambo atteggiamento. Siamo 3, okay. 2, 1 e 2 minuti di Francesco iniziano ora. Voi non potete capire, ma avete fatto perdere a cosa di cucina per colpa tua, Jessica, e tua Marica. Perché io l'avevo fatta bene e tu, Jessica, non mi puoi fare lì. Cardamone, preparate. Oh, che succede qua? Ah, chef, chef, che succede qua? Perché le pentole per terra che non è igienico? Che succede qua? Che succede qua in piedi? Stand up, forza, su. Non capito. Che succede qua? Tutto sotto. Ho perso la sfida di cucina. Con chi? Con Jessica e Marica. E chi so? Ma come chi so? Chi sono Jessica e Marica? Che te è Marichetta, amiche mie. Ah, sono le pentole. Non ti piace, Jessica no? E Marica? Ma no. Guarda che... Allora, loro sono molto gentili, però oggi mi hanno fatto perdere la sfida. Con chi? Con Jessica e Marica. Ok, hai preparato la cena?
No, perché mi sei attaccato l'ovo. E chi gli stavi a dire a Jessica e Marica? Che sono birbanti, non si fa così. Birbanti? Birbanti. Sei un po' antico birbanti con birbanti. Birbanti aggressivi. Almeno se ti devi arrabbiare, arrabbiati con no, modo. No, no. Birbanti? Uno chef è sempre uno chef a testa alta. Hai capito? Allora, Cardamone, su, mettiamoci subito. Innanzitutto fai quello che ti dico, che non lo fai mai, come sempre. Quindi rifletti un po' al centro. Beh, ma io sono già centrale nella mia vita. Che sei? Sono centrale nella mia vita. Come l'accordo, un po' esterno. No, dove? Di qua. Aspetta, allora, mi sto attaccando. Vai, allora, Cardamone, pulisci tutto. Ma che davvero? Cardamone, pulisci tutto, che non c'ho proprio ma tempo. No, ma scusa, oggi guarda che devo andare. Mi sei rovinato. Te un attimo, fammi via i guanti e mi sei rovinato la mano. Che ti stai prendendo? I guanti mi sei rovinato le mani. Oh, ma che sta a giocare? Il detergente? Ma quello è tensioattivo. Oh, ma quello c'ha pure le proprietà chimiche. Ma sai come ti si fanno le mani? Senti, ma in tutto questo, che ci stavi cucinando qua dentro? E qua ci stava a fare le ova. E là? Eh no, questa è Malika che accompagna Jessica nelle sue avventure. E si annoia pure. Scusami, non ho, ripeti perché non ho capito Malika niente. Malika accompagna Jessica perché sono Jessica, si annoia. Quindi stai facendo una cucina romana? No, noi siamo un trio, capito? Jessica, Malika e Francesco. Non potremmo stare soli. Ah, Jessica, Malika e Francesco. È il trio che scoppia. Quindi ci fai qualcosa che scoppia? No, aspetta, no, ho capito, mi sono confuso. No, dico... Sto! Questo è difficile con Cardamone, eh? Bravissimi, ragazzi! È difficile. Grazie, maestri, per esservi veramente, cioè, per averci regalati, per averci regalato questi momenti. Queste me le riprendo io, grazie. Ecco qui. Ti ha bene Jessica e Marica. Jessica e Marica, per favore, mettete, custodite Jessica e Marica per cortesia, che non si graffino. Benissimo, attenzione, secondo round concluso. Adesso, nota dolente, come funziona qui? Funziona che solo due di voi si salveranno da questo secondo round, ok? Quindi, diciamo che i tre che saranno stati meno coinvolgenti o saranno giudicati tali, saranno quelli che si affacceranno al prossimo ed ultimo round, ragazzi. Adesso scopriamo le preferenze dei nostri giudici. Ti partiamo? Davide, vai, ha preso il microfono, è molto sicuro. Avrei continuato a guardare l'ultima esibizione per almeno un'ora. Per Jessica almeno Marica un'ora! Sei in mood tu! Dopo ti presto Jessica e Marica, però bene, mi raccomando. Dai, va bene, che sto morendo un po' di fame. Sei in mood. Cardamone. Quindi mi pare che la tua preferenza sia Cardamone. Francesco, sì. Brisida. Grande Francesco! Grazie, non dovevi. Grande Francesco. Hanno apprezzato. Nell'improvvisazione ci sono due chiavi. Uno, riuscire a sorprendere il pubblico. Due, riuscire ad andare non solo in difesa ma anche in attacco. Abbiamo avuto degli insegnanti molto bravi che andavano in attacco. E con veramente sorpresa, Serena sta molto brava ad andare in difesa, ma poi alla fine anche in attacco, quindi sicuramente Serena. Attenzione, Francesco e Serena. Questo cosa vuol dire? Che Alice, Rachele e Giulio passate al terzo e ultimo round. Francesco e Serena, siete salvi! Attenzione! Ultimo round, ragazzi. In realtà, molto semplice da spiegare. Molto semplice da spiegare quest'ultimo round. Vi sfiderete su tre TikTok scelti dalla produzione. Ok? Ci siete? Adesso vi dico il primo TikTok su cui vi sfiderete. E stiamo parlando... Già mi sono scordata. TikTok di canto. Per il TikTok di canto, il secondo, abbiamo per i maschi occhi lucidi, per le femmine Anamena. Ancora io e te, yeah. Il vento dell'estate ti riporta qui da me. Vorrei dirti che alcune cose accadono e non sempre c'è un perché. Un bacio all'improvviso, ti voglio e non lo dico, lo leggo sul tuo viso. Non credere al destino che prima ci allontana e poi ti porta qui da me. Bravissimi,
Bene, Rachele, benissimo. Andiamo, facciamo donna, uomo, donna. Vai, Giulio. Occhi luci di sopra, ste notte le difacciamo gli stupidi, siccome le altre volte mi vengono quei brividi. Se mi chiami folle, bimba, ti prego, illudimi, fottimi il cuore. Occhi luci di sopra, ste notte le difacciamo gli stupidi, siccome le altre volte mi vengono quei brividi. Se mi chiami folle, bimba, ti prego, illudimi, figli del forse. Accidenti! Alice! Ancora io e te, yeah. Il vento dell'estate ti riporta qui da me. Voglio dirti che, yeah, alcune cose accadono e non sempre c'è un perché. Un bacio all'improvviso, ti voglio e non lo dico. Sul tuo viso, non credere al destino che prima ci allontana e poi ti porta qui da me. Brava Ali! Adesso andiamo in corsa. Vi svelo subito, non avrete l'opinione del giudice, perché dei giudici, perché ve lo diranno tutti alla fine, ma come ben sapete lo sapremo poi. Quindi vi svelo subito il secondo TikTok, ed è il TikTok di recitazione sulle espressioni. Base. Triste. Arrabbiato. Felice. Confuso. Neutro. Pazzo. Felice. Triste. Neutra. Felice. Triste. Libertà. Stop. Grazie Alice. Ragazzi, giudici, state prendendo nota? State osservando? Benissimo. Attenzione, ultimo TikTok. Ci siete? Ed è il TikTok, il secondo mix che avete preparato, ispirato alle musiche Disney. Perché oggi avete visto, ci siamo un po' basati sui temi del pop e sui temi Disney. What are we here for? To win. 'Cause we know that we're the best team. Oh, boys, come on, boys, come on. I don't dance. I know you can. Not a chance. No. If I can do this, well, you can do that. But I don't dance. It's gonna be a night. Can't wait to remember. Oh man. Come on now. Big fun. Alright. It's gonna be the night. I guess. To last forever. Lucky us. We'll never, ever, ever forget. Woo! Attenzione. Rachele. 16, 16, 16 minutes, get ready, game on. Yeah. Shaking with the crossover. Tell me what are we here for? To win. 'Cause we know that we're the best team. Oh, boys, come on, boys, come on. I don't dance. I know you can. Not a chance. No. If I can do this, well, you can do that. Prontali che con te concludiamo la sfida. Palla Alice.
Allora, giudici, io non vi chiederò il verdetto. Non ve lo chiederò adesso, me lo direte dopo, perché i ragazzi lo sapranno questa sera. Lo sapranno questa sera. Quindi non glielo diremo ora. Loro lo sapevano già, che non l'avrebbero saputo, quindi siamo tutti sereni, siamo tutti tranquilli, siamo tranquilli. Sì, sì, l'abbiamo avvertito, loro sapevano. Allora, oggi abbiamo iniziato, veramente noi è una settimana che abbiamo iniziato questo percorso meraviglioso in cui i ragazzi si stanno veramente mettendo alla prova. Chi sto impallando? Carda. I ragazzi si stanno mettendo alla prova e in quello che gli riesce meglio, in quello in cui fanno più fatica. E questa è stata la nostra prima giornata di sfida, affrontata degnamente, ragazzi. I miei complimenti, siete stati veramente bravi. Io vi ringrazio innanzitutto. Noi più tardi sapremo il responso dei giudici, ma non ci abbattiamo per questo, continuiamo la nostra giornata. Ringrazio i coach, ringrazio i giudici, grazie mille a Brisida, a Davide e a Giada, grazie ai nostri coach per la pazienza e anche per, insomma, questa disponibilità nel mettersi in gioco totalmente. Grazie a tutta la produzione. Continuate a seguirci sulla Smemo Official, pagina Instagram e TikTok. Grazie a Smemoranda che ha permesso tutto questo, ragazzi. Ci vediamo sabato prossimo. Ciao! 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 Ragazzi, ciao! Ciao! Come va? Male, male. Che mi dite? Che mi dite di questa puntata? Per me. Perché? Perché se era andata bene non ero qua. C'è qualcosa di cui non sei particolarmente soddisfatto? Sì, il ballo. Ho sbagliato un po' di passi. Raghi, tu che ci dici? Anche io il ballo. Però vabbè, come è andata? Alice? Felicitazioni, quando ho fatto il TikTok. Allora ragazzi, innanzitutto io personalmente vi voglio fare i complimenti sia a voi tre ma a tutti quanti in generale per come avete affrontato questa prima puntata. Vi voglio ricordare che questo è comunque un gioco. Detto ciò, adesso arriviamo al punto dolente. Il primo concorrente eliminato dallo Smemo Camp è Alice. Ringrazio questa esperienza perché mi ha fatto conoscere queste persone. Spero che quando finisce poi ci vediamo dopo. Ho legato di più con un po' con tutti, un po' più con Francesco, Rachele, Mia e vabbè, adesso lo conoscevo già. Mi resterà sempre nel cuore e me lo ricorderò per sempre. Non ce la posso fare. Facciamo un applauso a Alice, ragazzi.